c'è chi fa ritratti con questa e chi preferisce usare questa. Artabout. Che mondo sarebbe senza Artabout? Ah, quello era Nutella. Vero. Ciao ragazzi, io sono Sergio, il vostro artista preferito, e oggi qui su Artabout analizzeremo un altro video che mi avete inviato. Maestro, fai partire il video. Devo dire che è la prima volta che vedo artisti lavorare con un martello, d'altra parte però, avendo anche visto artisti lavorare con un water, ormai non mi sorprendo più di nulla. Facendo qualche ricerca in rete ho scoperto che quest'artista si chiama Simon Berger, classe 1976, lavora con un martello, scalpello e una lastra di vetro. Simon è un falegname esperto che desiderava farsi notare in ambito artistico e per questo decise di utilizzare il vetro stratificato per rimediare alla sua impopolarità. Iniziò così la sua sperimentazione, sviluppando una tecnica originale che prevedeva la frammentazione del vetro utilizzando scalpello e martello per la realizzazione delle sue stesse opere. E dopo aver affinato le sue abilità, Simon Berger è oggi in grado di esercitare la sua distruzione intenzionale del vetro per realizzare questi bellissimi ritratti visibili solamente da lontano. L'artista svizzero inizia il suo processo creativo scattando delle foto sui modelli che poi elabora attraverso il suo computer, stampando poi il modello su carta, e attraverso l'utilizzo di un pennarello crea successivamente una griglia sia nella foto stampata che nella lastra, così da poter riportare fedelmente le proporzioni del modello che vuole ritrarre. Ma dove abbiamo già visto questa tecnica di riportare fedelmente le proporzioni con una griglia? Fatemelo sapere in un commento. L'artista comunque preferisce utilizzare pannelli di vetro stratificato, poiché questo trattamento regala resistenza e durezza anche dopo molteplici impatti. E sebbene questo sia comunque un elemento relativamente robusto, deve stare lo stesso attento nell'utilizzare i suoi attrezzi, considerando che un colpo dato con eccessiva forza potrebbe distruggere l'intera opera in un lampo, rendendo dunque questa azione irreversibile purtroppo. La cosa che trovo incredibile di questo genere di arte è che, diversamente da molte, bisogna davvero letteralmente distruggere per creare. Ed è proprio questo concetto che in realtà trovo interessante e che secondo me rende affascinante l'esecuzione dell'opera. Difatti, per una volta la distruzione non viene vista come una cosa negativa e anzi, più che distruzione totale, io preferirei dire mutazione. E dunque mi trovo di conseguenza d'accordo anche con le parole di Lavoisier quando dice: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Bene ragazzi, io dopo le parole di Lavoisier credo di aver concluso. Vi ricordo che in descrizione potete trovare anche tutti gli altri artabout realizzati fino ad oggi, assieme a Trip, la mia webserie per i ragazzi controcorrente. Una serie che affronta diversi temi sociali in maniera un po' particolare. La trovate sempre in descrizione. E per ultimo, ma non ultimo, vi ricordo di seguirmi su Instagram perché lì pubblico contenuti quotidianamente. Quindi, e anche per oggi, qui dal vostro artista preferito è tutto. Anche dal maestro, e alla prossima. Ciao!